Bentornati ancora una volta a tutti i nostri amici ascoltatori. Vi presento subito, perché è molto anche anomalo, l'argomento di cui parleremo adesso. Parleremo di patologia malformativa in età pediatrica o in adolescenza riguardo la gabbia toracica. Quindi a chiunque sia in ascolto, sì, mettetevi seduti, perché potrebbe non essere poi così semplice. Però ne parleremo ovviamente da voce autorevole, un chirurgo toracico che è anche professore universitario presso l'ospedale Sant'Andrea. È venuto a trovarmi il professor Claudio Andretti. Professore, benvenuto. Grazie per avermi ospitato ancora una volta in questo vostro programma fantastico. Grazie a lei di aver accettato ancora una volta il nostro invito, anche perché appunto con lei possiamo andare ad approfondire argomenti che sicuramente non sono tra i più frequenti nelle conversazioni o anche insomma nelle informazioni che vengono date, mentre invece è un argomento importante. È un argomento importante, è un argomento che va contestualizzato nel momento che viviamo, nell'epoca in cui viviamo, che trova come paziente l'adolescente o il paziente pediatrico, e quindi in un contesto di famiglia che può rendere ancora più pesante il problema. Esatto, pediatrico è proprio già, insomma, sentirlo dire fa paura, perché è già un qualcosa di molto piccolo, molto fragile, però forse è anche qualcosa in cui si può avere riscontro dal punto di vista poi dell'operazione chirurgica. Allora, qui bisogna andarci molto cauti prima di parlare di chirurgia. Ricordiamoci sempre che la chirurgia è un qualcosa di delicato ma anche invasivo, quindi prima di arrivare a parlare di chirurgia dobbiamo passare al vaglio tutte le possibilità, ed è fondamentale, come e soprattutto per questo argomento, capire la problematica, capirne la gravità, per poi andare ad utilizzare il giusto trattamento. Certo, e ovviamente immagino distinguiamo quello che è un problema di tipo pediatrico da quello che è un problema invece di sviluppo, no? Esatto, quando parliamo di patologia malformativa della gabbia toracica parliamo di un problema che può essere di fatto funzionale su organi importanti, in questo caso parliamo di cuore e polmoni, oppure può essere un problema estetico che comunque non va sottovalutato, perché deve essere contestualizzato nel sociale. L'estetica oggi ha un peso rilevante. Ricordo quando ero bambino si diceva sempre l'abito non fa il monaco, in realtà purtroppo a volte lo fa. E quindi può diventare per i nostri ragazzi, per i nostri adolescenti, un problema estremamente vivo e a volte anche crudele, perché chiude questi ragazzi in un mondo e non gli permette di vivere una vita aperta. Quindi anche questo, anche il contesto psicosociale va considerato quando si parla di malformazioni. Certo, beh certo, assolutamente, assolutamente. Quindi è fondamentale in età pediatrica, ovviamente va valutata la patologia, va valutata la gravità. Noi dobbiamo considerare che ogni 500 nati abbiamo una condizione di malformazione della gabbia toracica, ma non sempre questa malformazione è segnale di problema funzionale a carico di cuore e polmoni. Poi esiste una serie di condizioni che vengono dette sindromiche, ovvero condizioni legate ad una proteina del nostro corpo che è il collagene, e allora quando c'è un'alterazione di questa proteina si assiste a tutta una serie di problematiche che possono coinvolgere appunto cuore, grossi vasi, la aorta, i polmoni e anche la gabbia toracica, come ad esempio nella sindrome di Marfan. Allora qui abbiamo una serie di problematiche, tra cui anche la malformazione. Ed è questa sindrome, per esempio, è legata proprio all'età pediatrica o può verificarsi? Sì, purtroppo si nasce con un difetto genetico, e quindi laddove è possibile fare una diagnosi in maniera precoce, ovviamente si riesce a gestire il problema e spesso a marginare trattamenti invasivi chirurgici pesanti.
In altri casi bisogna saper cogliere i segnali di quel determinato problema. E allora, spesso qual è il primo segnale? È la malformazione della gabbia toracica. Il paziente che vedo, rendermene conto. Il paziente si fa un'autodiagnosi, la mamma fa l'autodiagnosi vestendo il proprio figlio e vede che il suo sterno, le sue coste sono orientate verso l'interno o estremamente sporgenti, fa un confronto con il proprio corpo che proprio non è lo stesso e allora si accende un campanellino di allarme. Certo. E quindi si va, come sempre si fa, o dal pediatra o dal medico di famiglia chiedendo spiegazioni perché così. E da lì si possono seguire, si devono seguire una serie di esami che possono identificare patologie anche importanti, come in questo caso appunto le collagenopatie, la sindrome di Marfan e altre sindromi correlate. E immagino ci siano tante sindrome diverse che si possono verificare, ma quanto si può incidere su queste malformazioni? Allora, sia a livello chirurgico, ma anche come abbiamo detto, allora, no. Ovviamente, quando parliamo delle patologie sindromiche come il Marfan, parliamo di patologie rare che si verificano come ogni 100.000 soggetti, e poi invece abbiamo condizioni molto più frequenti, come dicevo, ogni 500 nati abbiamo un bambino con una malformazione, che può essere ad esempio il petto escavato oppure il petto carenato, che sono tra le più frequenti. Molto spesso ci capita di camminare al mare e di vedere queste situazioni e quindi di non trovarle proprio, come posso dire, fisiologiche. Ecco, quelle sono le condizioni più comuni, che però in alcuni casi sono molto gravi, quando ad esempio lo sterno si avvicina alla colonna vertebrale andando a comprimere il cuore, oppure sono solo problemi, solo tra virgolette, certo, ovviamente, problemi estetici, ma non sono problemi di salute. Però attenzione anche lì, non minimizzare la problematica. Esatto, quando noto che appunto ho una diversità, la possiamo chiamare, rispetto alla media, cosa faccio? Allora, come abbiamo detto poc'anzi, bisogna rivolgersi o al pediatra o al medico di famiglia, che a sua volta attiverà una rete di protezione per i pazienti, andando a indirizzare allo specialista. In questo caso lo specialista chi è? Non è l'ortopedico, non è il reumatologo, è il chirurgo toracico. È il chirurgo toracico dal quale ci si reca, e il chirurgo toracico come prima cosa farà una visita, dove già dalla prima visita si può stabilire la gravità e l'eventuale evoluzione del problema, e consiglierà una serie di esami. Gli esami sono servono a stabilire se c'è un problema cardiaco, se c'è un problema respiratorio. Sono ad esempio l'ecografia cardiaca, che è un esame molto banale, molto semplice da fare e poco invasivo. E poi ci sono degli esami che fanno anche gli astronauti, che servono a capire quant'è la capacità respiratoria del paziente sotto sforzo. Okay. Lo fanno i calciatori, lo fanno, dicevo, gli astronauti, e questi sono esami importanti per vedere quanto la malformazione incide sulla funzionalità, sull'apparato cuore-polmoni. Una volta che si è fatti questi esami, si ritorna al chirurgo toracico e insieme si decide se è un problema effettivamente funzionale o un problema estetico, e in base al tipo di problema si decide la il strategia, trattamento più adeguato. Se è un problema funzionale si interviene ovviamente in tempi rapidi, se è un problema estetico si aspetta che il proprio corpo finisca di maturare, quindi si finisca di strutturare dal punto di vista muscolo-scheletrico, e poi si può decidere su vari trattamenti ovviamente estetici nel risolvere quello che, come dicevamo poc'anzi, è un problema socio-sociale, psicosociale molto rilevante. Molto rilevante. Immagino che sull'adolescenza ci troviamo di fronte a patologie che più spesso sono, diciamo, a malformazioni che più spesso sono, hanno una componente estetica più che funzionale. Oppure allora, no? Per dire dei numeri, oltre il 90% dei pazienti che si rivolgono a dei centri specializzati, in Italia non sono moltissimi, sono pazienti con problematiche estetiche. Quindi la problematica funzionale è una problematica che si identifica molto prima, esatto, o alla nascita, come ad esempio nella sindrome di Poland, dove il paziente può nascere addirittura con delle parti in meno della gabbia toracica, okay, e quindi si identifica se non durante la gestazione, quindi addirittura.
Oppure ci sono appunto delle sindrome come la sindrome di Dune, dove praticamente la gabbia toracica è più piccola del normale, quindi la gabbia toracica non stessa rappresenta, esatto, non può ospitare un cuore, non può ospitare i polmoni che si aprono, esatto, e allora lì l'opera del chirurgo è quella di allargare una situazione che purtroppo la natura ha dato più piccola. Certo, fermo restando che comunque anche l'aspetto estetico, adesso l'aspetto funzionale è sicuramente da risolvere, ma anche l'aspetto estetico può valere tanto anche su componenti psicologiche. L'aspetto, no? Estetico vale tanto, vale per noi stessi, certo, soprattutto per noi stessi. Allora, anche qui, mai minimizzare, siamo dei medici, quindi dobbiamo saper ascoltare, dobbiamo porci nei panni del paziente, certo, e insieme, se si è, diciamo, dei professionisti, bisogna trovare la soluzione. Certo, certo. Allora, penso che utile anche per tutti quelli che sono in ascolto o che insomma vedranno questo intervento, soprattutto utile sapere a chi rivolgersi in caso i problemi siano soprattutto di tipo funzionale. Allora, il professor Claudio Andretti ovviamente lo troviamo all'ospedale Sant'Andrea, ma anche alla clinica Sanix, siamo a Roma Nord in Corso Trieste, e alla clinica Padeia International, sempre Roma Nord però zona Flaminia. Abbiamo LinkedIn, Claudio Andretti, abbiamo riferimento sia sul sito dell'ospedale Sant'Andrea, ma anche interessantissimo il sito www.chirurgiatoracicaroma.it, dove appunto possiamo trovare ogni informazione. E abbiamo una mail andretticlaudio@gmail.com o un 347-5100714 per una richiesta ovviamente diretta di contatto. Di nuovo la ringrazio moltissimo di questo intervento. Grazie a voi, e cosa dobbiamo augurare? Buon ascolto. Buon ascolto, e sì, a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto alla prossima puntata.